Mimmo Mallamaggi, comune di Motta San Giovanni, il capogruppo di una delle minoranze, Vento di Futura, comune in dissesto finanziario. Lei intanto come vede questa situazione? La ringrazio per la domanda e intanto buonasera a chi ci ascolta. Io, per come la vedo io, è notorio perché in questi mesi, quasi in un anno di discussione tra piano di riequilibrio e poi dichiarazione di dissesto da parte dell'ente, ho espresso in tutte le salse, in tutti i modi possibili, quello che era il mio pensiero, partendo da un piano di riequilibrio che ho contestato nella sostanza, quindi nei numeri e nelle indicazioni di recupero delle voci di spesa, nelle voci di spesa e nelle voci dei ricavi e in tutto quella che era l'impalcatura vera e propria del piano di riequilibrio. Alle mie osservazioni devo dire, purtroppo, devo prendere atto che la Corte dei Conti ha ancora di più espresso negatività sul piano di riequilibrio, bocciando assolutamente quanto l'ente aveva predisposto. Ora, io nel momento in cui c'è stata la votazione in Consiglio Comunale sul dissesto o meno mi sono espresso negativamente, cioè ho votato contro. Ho votato contro perché un comune come quello di Motta San Giovanni, che negli anni è stato sempre un comune di riferimento, ha avuto sempre la guida quasi morale e amministrativa di tutti gli enti locali della zona, arrivare al punto di dichiarare il dissesto vuol dire veramente subire un'onta che da cittadino, da consigliere comunale, è veramente pesante. Immagino, a mio modesto avviso, questa amministrazione non ha fatto quanto avrebbe potuto e dovuto nei confronti del comune. Il mio pensiero è che abbiano deciso di abbandonare questa partita del mantenimento del comune dentro i criteri di ordinarietà e sono arrivati al dissesto proprio perché hanno immaginato di poter con un colpo di spugna annullare tutto quello che c'è stato negli anni precedenti e ad andare avanti nella gestione ordinaria. Mi riferisco agli anni precedenti e lo faccio, diciamo, non a caso, perché per quanto mi riguarda e per quanto decretato dalla Corte dei Conti negli anni precedenti, appunto nel 2006, nel 2007, nel 2008, quindi parliamo delle amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi 20 anni e potremmo anche andare oltre, il problema atavico dell'ente locale di Motta San Giovanni è quello della riscossione dei tributi. Di fatto, se si va a fare una media negli ultimi 20 anni, si incassano su tutte le partite relative ai tributi locali, si incassa non più del 38-40% in funzione del tributo. Ora, è chiaro che se per un certo numero di anni incassi meno del 50% di quello che tu iscrivi al ruolo, prima o poi arrivi al default. Default che comunque, ripeto, a mio avviso si sarebbe potuto evitare e si sarebbe dovuto evitare aggrappandosi a qualunque cosa. Il dissesto è un momento difficilissimo per l'ente e per i cittadini, oserei dire soprattutto per i cittadini, perché è vero che i nostri cittadini già pagano il massimo dei tributi per effetto di alcune scelte precedenti e per effetto anche delle normative, ma pagarli ancora per ulteriori 5, 6, 7, 10 anni, quelli che saranno per la durata del dissesto, diventa veramente, veramente pesante. Bisogna innanzitutto immaginare che in un momento di crisi come questo, mantenere al massimo le tasse dei cittadini vuol dire, in un momento di appesantimento economico delle famiglie in generale, continuare a salassarli. Non è assolutamente corretto e si sarebbe dovuto fare molto molto di più, a mio avviso. Ovviamente non è solo questo il problema, è che
il comune non può procedere ad eventuali assunzioni se non dentro dei criteri di legge che passano attraverso un rapporto tra numero di abitanti e numero di dipendenti. Abbiamo delle aree che sono assolutamente scoperte, anche queste per effetto del dissesto, perché avevamo un dipendente che ha delle che era stato chiamato, diciamo, in maniera, si dice, ad personam, quindi fiduciaria, ed è dovuta, si è dovuta, diciamo, interrompere il rapporto. Di fronte a tutto questo continua questa giunta, cosa che io ho condannato e continuo a farlo anche oggi, continua questa giunta a percepire interamente le indennità da sindaco, indennità di assessore, che avrebbero potuto, per buon senso, almeno ridursi, perché da un lato appesantisci i cittadini, dall'altro, come buon padre di famiglia, dovresti, come dire, andare incontro e dimostrare che hai buon senso in questa direzione. Quindi sono ancora in tempo, per quanto mi riguarda lo dirò sempre fino a quando non accadrà, un comune che è in dissesto e che avrebbe potuto anche nel piano di riequilibrio inserire queste voci di recupero all'interno del piano, e non parliamo di poco, per un comune come Motta pagare 80-90 mila euro di indennità è tanto. L'altra voce sulla quale moralmente dovrebbero riflettere, pur essendo una persona che lavora e lavora bene, è la voce legata allo staff. Anche là bisogna fare una riflessione, a mio avviso, e mantenere l'unità, però rivedere l'aspetto retributivo, perché, ripeto, se da un lato andiamo a appesantire con i tributi locali al massimo le famiglie, dall'altro dobbiamo dare l'esempio che ci stiamo sforzando per fare quanto possibile per rientrare nei tempi più brevi da questa onta del dissesto. Ecco, un dissesto però in un comune, solitamente un sindaco che si rispetti politicamente sempre parlando o amministrativamente, appena subentra, la prima cosa che fa il dare e avere con i conti del comune, tant'è che riceve le consegne, insomma. Certo. Lo dicevo ieri in un'intervista al sindaco di Condofuri, perché anche lì il sindaco di Condofuri infatti è entrato, ha fatto i conti e dopo di ancora non ha fatto il dissesto, ma ha trovato tutti i debiti fuori bilancio che il suo predecessore aveva lasciato, e ora ha fatto il disavanzo, insomma, in consiglio comunale, approvando questo disavanzo di gestione. Ora, qui a Motta San Giovanni la differenza qual è tra il comune di Condofuri e il comune di Motta? Perché al comune di Condofuri l'amministrazione si è insediata 11 mesi fa, tra un po' fare il compleanno quell'amministrazione. A Motta San Giovanni mi pare che i compleanni, gli anni siano due, e quindi non riusciamo a capire, ecco, questo ce lo dovrebbe spiegare lei a noi o ai cittadini, come mai si aspetta due anni per poi capire che c'è un dissesto. Cioè, quando siete entrati in maggioranza e minoranza, vi siete insediati al comune, anche i commissari, quando si insiedono, c'è un commissariamento, vanno in banca a fare il cambio, proprio le consegne. Quando avete ricevuto le consegne, non è che può aspettare due anni uno per capire se fare o non fare un dissesto, avrebbe dovuto farlo nel giro di sei mesi, con tutte le difficoltà che può avere, insomma, prende tutte le carte, mette al lavoro gli uffici, l'ufficio tecnico, l'ufficio amministrativo, fa i conteggi e verifica se ci sono le condizioni o no. Se non ci sono, lo fa addossando le responsabilità, se non sono sull'amministrazione precedente, dicendo così io non posso amministrare. Perché un uomo come Verducci, che è un politico comunque di lungo corso, perché è stato alla provincia, perché Verducci è inciampato su questa buccia di banana? Ah, guardi, io cercherò di essere chiaro nella esposizione delle mie considerazioni sulla domanda che mi fa. È evidente che ogni sindaco finisce il mandato e fa una relazione di fine mandato giustamente a chi subentra nella gestione amministrativa, e in effetti già dai primi mesi questa amministrazione addossava ai precedenti amministratori delle
responsabilità sulle attività di gestione. Io francamente non c'ero negli anni precedenti, sono un nuovo consigliere comunale, però le dicevo, mi sono andato a guardare le carte, è proprio un sindaco navigato, uno che è stato sindaco per 10 anni nel comune di Motta San Giovanni, dal mi pare 99, no, 97, insomma al 2007, avrebbe dovuto avere ben chiara la situazione, nonostante ci fossero state altre 10 anni, perché come le dicevo, uno dei problemi principali era proprio quella difficoltà ad incassare. Non solo non è stato veloce, ma non hanno messo in atto nessuna misura per far sì che quelle negatività fossero quantomeno affrontate ed eventualmente portate a soluzione. In effetti abbiamo perso 24 mesi, abbiamo prodotto un piano di riequilibrio a maggio, quindi l'anno successivo, ma un piano di riequilibrio fatto su numeri e su considerazioni che non avevano alcun senso, cioè volutamente, a mio modesto avviso, fatto in maniera molto debole, cioè non poteva essere presentata alla Corte dei Conti quel piano di riequilibrio che non teneva conto di tantissimi. Ma la Corte dei Conti ha bocciato o ha approvato quel piano di riequilibrio? No, lo ha bocciato, ma lo ha bocciato e con quindi le motivazioni. È andato al dissesto perché viene bocciato il piano di riequilibrio. Viene bocciato, quindi dal punto di vista politico trovano, come dire, la possibilità di dire ce l'hanno bocciato. Possiamo dire che avete cercato di salvarvi. Può dire. Sì. L'amministrazione avete cercato può dire, con l'amministrazione di salvarvi, l'amministrazione può ma dire, siete affondati lo stesso. Abbiamo cercato di fare un piano di riequilibrio, non ce l'hanno approvato, però il problema è che quel piano di riequilibrio non conteneva assolutamente numeri né niente aveva di un piano di riequilibrio, perché era basato su delle posizioni inesistenti. Le immagini che hanno indicato, glielo dico proprio per fare capire a chi ci ascolta, hanno indicato dei numeri dal punto di vista dell'esposizione finanziaria, tenendo conto non di quanto dovuto alle società con le quali eravamo debitori, ma di quanto secondo loro avrebbero raggiunto con un piano di rientro. Cioè ad una società dovevano 100, pensavano di chiudere il piano a 50, nel piano di riequilibrio finanziario hanno inserito 50, tutte osservazioni che la Corte dei Conti ha tirato fuori. Non si è voluto portare avanti seriamente e concretamente il piano di riequilibrio che ci avrebbe consentito di non andare a dire. Ma a parte le osservazioni della Corte dei Conti, lei a conoscenza se al Comune di Motta giornalmente arrivano per esempio decreti ingiuntivi, altre richieste di pagamento, chiamiamolo occulte, cioè che fino ad oggi non sono conosciute al Comune? Questo sarà compito dei commissari che si dovrebbero insediare nei prossimi giorni. Intanto procedure di decreti ingiuntivi o altro o quant'altro sono sospese già nel momento in cui fa il piano di riequilibrio, ma i commissari avranno appunto l'onere di verificare se effettivamente quelli sono i debiti dell'ente oppure se ci sono, come diceva lei, altri debiti che verranno fuori. Però lei immagini, noi cadiamo sui contenziosi che tra l'altro provengono da amministrazioni di 20 anni fa, cioè noi cadiamo in una cosa simpatica, cioè il castello di Sant'Aniceto, a un certo punto si sveglia il proprietario, fa una causa, vince la causa, quindi il Comune di Motta a un certo punto ha dovuto dare 700.000 euro, quantomeno passate in giudicato, e quindi dovrà dare 700.000 euro a questo proprio, mi pare 700 nel numero, non lo ricordo preciso, a questo proprietario del castello. Cioè, perché? Perché evidentemente quando si doveva fare non si erano fatte le procedure per come dovevano essere fatte. Come pensa ora per il futuro di affrontare o come affronterà il suo sindaco e quindi anche l'amministrazione comunale i problemi sia quotidiani che di programmazione, cioè col piano con il dissesto vengono bloccate le assunzioni, è vero i creditori avranno il 50%, si accetteranno e riceveranno un assegno entro 30 giorni da parte del Ministero, ma è pure vero che non si possono fare assunzioni, non si può avere tecnici fuori sacco, insomma non si può più avere nulla. Come pensate di andare avanti 5 anni in queste condizioni? Perché per 5 anni io in consiglio comunale ho fatto questa considerazione, tutto quello che dicevo prima, cioè siete voluti arrivare al dissesto,
ormai il dissesto c'è poco da fare. Ora bisogna capire, mi sono preoccupato già di rappresentare questa preoccupazione, questa mia preoccupazione, che spero sia anche degli amministratori. Il punto di ripartenza è il prossimo bilancio comunale, è il bilancio di riequilibrio. Questo bilancio che dovremo approvare dovrà tenere conto di tutto quello che non si è tenuto conto fino ad ora. Ci deve essere un bilancio che purtroppo bada solo all'ordinario, ma che deve essere veritiero. Non possiamo immaginare di mettere delle voci in entrata 800 mila euro dopo un fallimento non credo che ma si il possa il problema sa qual è? Che continuiamo a mettere magari a ruolo 800 mila euro e poi ne incassiamo 400. Quindi la veridicità che chiedo io è proprio questa, cioè noi dobbiamo essere quanto più cristallini possibile, perché se no il dissesto invece di 5 anni dura 10 e invece di 5 anni tra 5 anni si ridecreta un altro dissesto e non ne usciamo più, gravando sempre sui cittadini, e non è assolutamente corretto. Dicevamo prima, il dissesto però non è l'unico male o l'unica malattia del comune di Motta San Giovanni. Nel comune per esempio avete questa discarica di Comunia, che è la discarica della discordia. Anche su questa problematica abbiamo notato che c'è un po' di confusione amministrativa, anche politica se vuole. Sì, anche su questo le mie posizioni sono abbastanza note. Faccio un brevissimo excursus, cioè questa è una discarica che è stata approvata in conferenza di servizi nell'agosto del 2018. La conferenza di fatto non si è chiusa, però hanno deciso già nel piano regionale del 2000, il piano regionale dei rifiuti del 2006, avevano già deciso che gli scarti della lavorazione dell'impianto di San Batello dovevano essere conferiti in questa discarica di Motta, definita discarica a servizio appunto dell'impianto di San Batello. Io stigmatizzo l'operazione, il modo di fare dell'amministrazione, perché a più riprese siamo stati assenti nei tavoli che contano, siamo stati assenti nella conferenza dei servizi a Catanzaro, laddove è evidente che il primo cittadino deve rappresentare le esigenze del territorio. L'abbiamo superato, abbiamo immaginato che ci potevano essere altri momenti di confronto. Non basta ricorrere al TAR, non basta ricorrere al Consiglio di Stato, bisogna essere conseguenti anche, ripeto, nei tavoli che contano. Mi riferisco anche all'ultima riunione che si è tenuta a Catanzaro, dove erano stati convocati la città metropolitana, il comune di Siderno ed il comune di Melicucca ed il comune di Motta. Preciso perché questi comuni, perché la città metropolitana ha avuto dalla regione questa ulteriore incombenza, cioè quella di costruire e gestire lato dei rifiuti, e quindi nei confini della provincia di Reggio Calabria, a partire dalla raccolta fino allo smaltimento dei rifiuti. In quella sede erano stati convocati infatti città metropolitana, che anche Reggio Calabria è sede dell'impianto di San Batello, e i tre impianti che dovrebbero essere funzionali a questo ambito, cioè l'impianto di Siderno, che già è funzionale, l'impianto di Melicucca, che era sotto sequestro e penso che ora, da quello che si legge, possa ripartire, e la tanto per noi cittadini di Motta famosa discarica di Comunia. Noi ci siamo sempre battuti, e devo dire lo hanno fatto anche in maniera molto eccellente i comitati presenti sul territorio e che si sono costituiti in questo anno. Lo abbiamo fatto sempre con grande fermezza, abbiamo dichiarato il nostro no. Francamente anche l'amministrazione dice di no, però poi non si capisce come in un passaggio importantissimo di una lettera della Regione Calabria fatta al Comune di Motta San Giovanni il 28 dicembre del 2018 si rappresenta da parte della Regione la volontà di andare avanti nella costruzione della discarica, tenendo in considerazione quanto espresso dall'ente, quindi quantomeno c'è
un minimo di interlocuzione c'è stata, interlocuzione che abbiamo chiesto al sindaco fosse, come dire, rappresentata ai cittadini, ma anche questo è un punto dolente nei rapporti con la cittadinanza, nei rapporti con la minoranza per quanto ci riguarda, è praticamente assente la comunicazione. Noi facciamo non solo su Comunia, ma facciamo ripetutamente interrogazioni, interpellanze all'amministrazione e puntualmente non riceviamo risposta. Anche su questo saremo ancora più decisi, rappresentando questa impossibilità di poter fare il proprio dovere di consiglieri al signor prefetto di Reggio Calabria. Tornando alla discarica, dico che i comitati, per quello che so, ma sicuramente io dico, non è un sito idoneo, lo stiamo dicendo in tutti i modi. Siamo stati ricevuti in Commissione Ambiente Regionale, siamo stati auditi, in Commissione Regionale per l'Ambiente, abbiamo avuto un paio di incontri con l'assessore regionale, abbiamo sempre rappresentato queste difficoltà, però devo francamente dire che dall'altra parte, oltre ad alcune azioni di apparenza, per quello che riesco a capire io, e mi auguro non sia così, perché nell'interesse dei cittadini spero veramente che il sindaco, nel momento, pur non parlando con noi, con i cittadini, si faccia ascoltare nelle sedi opportune, ma siccome non va, non capisco come si possa fare ascoltare. Ultimamente io ho fatto delle riflessioni che ho consegnato, diciamo, ovviamente alla stampa, e ho fatto anche un'interrogazione a lui proprio su questo aspetto, mettendo al centro di un percorso e di una governance di un ente comunale la concertazione. Cioè, se non avviene concertazione tra gli enti, cioè se un ente si sottrae al dibattito e alle discussioni, alle scelte che altri enti devono fare necessariamente, non va bene. Io non mi sento rappresentato. Non mi sento rappresentato nel senso che gradirei che il mio sindaco fosse più presente in questa vicenda, come in tante altre che, andando avanti, poi magari in altri momenti avremo modo di dire. Quindi il mio è un appello semplicissimo: se veramente è contro la discarica, come dice di essere, che scriva alla Regione chiedendo chiarimenti su quella lettera, dicendo alla Regione che lui non si è mai in nessuna sede preoccupato di dire va bene la discarica, vanno bene le opere di compensazione, che lo dica in una lettera alla Regione. La Regione a quel punto dovrà dire che ha sbagliato a scrivere quella lettera del 28, oppure che in qualche circostanza ci può essere stato qualche ammiccamento che assolutamente non ha niente a che vedere con la volontà dei cittadini e di un territorio che è stato abbastanza martoriato da questo problema. Altre problematiche: il comune di Motta c'ha anche il mare, insomma, all'Azzaro. Com'è la situazione in vista anche dell'estate? No, da questo piano punto spiagge di vista, posto. Piano spiagge è stato approvato, anzi devo fare i complimenti in questo caso, perché quando è giusto all'amministrazione, che ha di concerto con i gruppi di minoranza e soprattutto con le associazioni di cittadini presentato il piano spiagge, lo abbiamo approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, dimostrazione che quando c'è voglia di concertare e concordare tra i rappresentanti istituzionali dell'ente una posizione, lo si fa in maniera assolutamente serena e senza pregiudizio o preclusione. Diverso è quando c'è un atteggiamento di chiusura che nessuno ovviamente può tollerare, né per quanto mi riguarda tollererò mai.